Beh, diciamo che non è iniziata sotto i migliori auspici, cioè nel senso che alle varie problematiche che si sono verificate negli ultimi anni, anche quest'anno la siccità, come dire, ha contribuito a non avere una pienezza del raccolto, anche se però abbiamo una qualità molto buona del prodotto, dal punto di vista quantitativo non abbiamo raggiunto le medie sperate. Dal punto di vista commerciale, questa è la seconda campagna di attività che facciamo dopo aver costituito l'AOP una pera, e devo dire che dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di relazione tra le strutture, qualche risultato comincia a vedersi. Quindi siamo ottimisti da questo punto di vista. Dicevamo prima, dal punto di vista commerciale c'è già stata una riorganizzazione del comparto, dal punto di vista della comunicazione c'era la necessità di rivedere un attimo l'immagine della pera con due finalità. Il primo è proprio un rinnovamento di carattere generale, quindi presentare un prodotto nuovo e sottolineare quelle che sono le caratteristiche qualitative della pera. Dall'altro, sfruttare l'occasione per comunicare anche la costituzione di questo secondo segmento qualitativo che è la selezione, che dovrebbe a maggior ragione andare incontro alle esigenze e ai gusti dei consumatori. Quindi in generale un aumento della qualità in favore del consumatore.